sport è un baluardo di uguaglianza, un baluardo di coesione, insomma, e quindi questi valori qua sono sicuramente i valori che utilizziamo noi tutti i giorni, sui quali ci si basa la nostra attività. Io e Andrea abbiamo creato questo gruppo industriale su Roma qualche anno fa, siamo un gruppo abbastanza giovane, composto da Atlante, società consortile per azioni, del quale io sono amministratore delegato, l'Airfire, insomma, che è un'azienda molto più storica, che però ha avuto una metamorfosi, diciamo, di ringiovanimento in questi ultimi anni. Noi abbiamo preso la decisione, che è una decisione abbastanza importante per il momento che stiamo vivendo, quindi abbiamo cercato di dare un segnale di speranza al mercato, investendo proprio nel sociale. Abbiamo deciso di accompagnare Armando e questa squadra in un percorso di crescita. Il vicepresidente dell'Eurobasket Emilio Gisondi, a cui chiediamo cosa pensa del sodalizio con i due nuovi sponsor di questa portata per questa stagione. Allora, sicuramente è una bella notizia per l'Eurobasket, per il basket e per lo sport in generale. Premia il nostro progetto sportivo, la nostra capacità di individuare sul territorio una serie di imprenditori che oggi rappresentano anche un'eccellenza nel loro settore e farli innamorare di questo sport che ha anche dei forti risvolti sociali a cui noi teniamo molto. Fabio Di Sano, CEO Atlante Airfire, e gli chiediamo, in questo periodo economicamente così difficile per l'Italia e di conseguenza per lo sport, cosa vuol dire l'impegno che prendono nei confronti dell'Eurobasket Roma in questa stagione sportiva? Guarda, io riassumerei la tua domanda in un'unica parola, secondo me è speranza. Atlante e Airfire hanno deciso di investire nel sociale, quindi di entrare in un progetto di coesione proprio per ridare speranza e ottimismo al mercato italiano, fondamentalmente il mercato italiano, sia in termini aziendali, quindi in termini di impresa, e soprattutto in termini sociali, cioè dare un segnale a questi ragazzi che tutti i giorni si allenano e cercano di raggiungere, si pongono degli obiettivi, ok? Che la vita è composta di obiettivi e sicuramente non è il Covid non sono le grandi emergenze che ci possono togliere la speranza di raggiungere questi obiettivi. Abbiamo Gaetano La Guardia, vicepresidente federale, a cui chiediamo, in un periodo così complicato per l'Italia e di conseguenza per lo sport, cosa vuol dire l'impegno di due sponsor di questa levatura nei confronti dell'Eurobasket Roma? Beh, io credo che sia una cosa, non dico positiva, ma molto di più positiva, perché è vero, il momento è stato brutto, quest'anno molti sponsor hanno abbandonato perché chiaramente chi ha un'azienda ha risentito della Covid, quindi avere due sponsor importanti che si sono impegnati per una squadra che tra l'altro ha dei problemi perché non gioca a Roma, quindi quello che sia, è un grande risultato che ha fatto che i dirigenti dell'Eurobasket sono riusciti a ottenere. I due sponsor mi paiono di levatura molto alta e spero che la squadra possa dare i risultati che meritano. Voglio fare un grande augurio ai giocatori, a tutta la squadra, allo staff, perché la partita la vinceremo insieme quest'anno.